Mi dava un bel po' di filo da torcere. Ricordo che mi pare che si dovevano dare i soldi per... ci facemmo la foto di classe, no? E si dovevano dare i soldi per poter darli poi al fotografo che ci fece la foto di classe. E l'incaricato era questo ragazzo qui. E cosa fece? Io ingenuamente, non so per quale motivo, mi venne la brillante idea di dargli i soldi a questo qui. Fatto sta che i soldi, cioè la foto non l'ho più vista, i soldi se, la frega, se li prese lui e si andò a prendere un aperitivo al bar. Cioè, ma cos'è così? Cioè, cioè, certe volte ci andava anche sul pesante, però è stato... sì, bullismo vero e proprio non l'è stato, però poi al secondo anno mi sono ritrovata in un'altra classe perché poi comunque mi sono spostata in un'altra sede perché non lo so se ancora adesso è così, questa scuola ha tre diverse sedi, mi pare, c'è anche la sede principale, cioè l'hanno costruita da Fucom. Però ai tempi, all'epoca, 10 anni fa mi pare, la scuola era situata in tre diversi punti. Al secondo anno andai in un'altra sede. Fu un anno tranquillo quello, non c'è che dire, però poi non vedevo l'ora di... anche se tipo uscivo prima, per esempio, non vedevo l'ora di andare da questa mia amica che mi ero fatta l'anno prima, e così stavo un po' in compagnia. E mi ricordo che andavo in lacrime, no, perché mi hanno cambiato di classe, volevo stare con te. Che scema che ero, madonna mia. Però... cioè, primo e secondo anno, a parte quell'episodio, quell'elemento, che poi era anche un ripetente, fu davvero un anno tranquillo. Il peggio arrivò al terzo anno di scuola superiore. Al terzo anno si deve decidere quale corso scegliere. Io, come già avevo deciso da molti anni, cioè da molto tempo prima, avevo deciso di prendere il corso di ricevimento, che il mio sogno è sempre stato quello di lavorare come receptionist negli alberghi, cioè avete presente quando entrate nell'albergo e vi trovate nella hall dell'albergo e c'è quella e c'è chi vi accoglie, fa tutti i documenti, quelle cose là. Beh, io studiavo quello. Fu un anno difficile quello, anche perché si doveva studiare appunto il ricevimento e anche le lingue, quelle erano la cosa molto principale e fondamentale. Allora, non mi ricordo dove ero arrivata, ma comunque... vi stavo parlando del terzo anno di scuole superiori dell'alberghiero. Allora, vi dicevo, era un anno difficile perché comunque avevo cambiato indirizzo, totalmente indirizzo. Diciamo che i primi 2 anni sono formativi. Però poi al terzo anno devi decidere che corso prendere. Io appunto scelsi ricevimento. Ricevimento è rispetto a sala e cucina. Era, forse lo è ancora, non lo so se le cose sono cambiate, ma all'epoca era un corso un bel po' difficile. Non che sala e cucina siano una passeggiata, anzi toglietevi proprio dalla testa che all'alberghiero non si fa un cazzo, è una scuola come un'altra, ma comunque non mi piace il fatto che venga discriminata per questo motivo, ma anche se forse è un po' il pensiero che hanno tutti i ragazzi che amo, vado ad alberghiera, non faccio un cazzo, ma non è così.
Era un anno difficile, c'erano comunque delle materie molto fondamentali e anche molto importanti, tra cui appunto le lingue, tedesco e inglese. Tedesco appunto non è una materia facilissima, inglese. Poi c'era anche il ricevimento, non andavo molto d'accordo con quella materia. Infatti avevo sempre il professore accanto a me, perché non riuscivo, anche se comunque avevo scelto io stessa quel corso, ma era molto difficile. Poi appunto mi stava dicendo che si era messa anche questa ragazza, che era anche una ripetente, non so quante volte stava facendo quella classe, ma non so per quale motivo, anche se ce l'aveva con me. Dire non so per quale motivo non è sinonimo di vittimismo, cioè perché alla fine all'epoca non sapevo davvero perché sta cristiana se la prendeva con me, perché gli stavo tanto sulle palle. Ricordo che andammo in gita scolastica a Rimini e Riccione. Fu una gita, la gita più brutta della mia vita, la mia ultima gita della mia vita fu davvero bruttissima. Durò 3 giorni, 3 giorni e 2 notti, e io 2 notti non sono riuscita a dormire, me lo ricordo bene. Avrò dormito se no in totale 2-3 ore, ve lo giuro. Avevo sempre quella lì alle calcagne, non ce la facevo più, ve lo giuro. Piangevo sempre, me la trovavo sempre dietro. Ogni motivo, ogni punto e virgola era motivo per insultarmi. Cioè, non ve lo so dire, ma fatto sta che poi sono arrivata alla conclusione più brutta della mia vita, di lasciare completamente la scuola. Lo ricordo molto bene il giorno, anche perché ho anche ancora dei diari che scrivevo durante quel periodo. Lo ricordo bene. Era all'inizio di marzo, e a fine marzo dovevo compiere 18 anni. Fu una decisione molto, ci avevo molto pensato a quella cosa. Mi ripetevo più volte che prima di abbandonare la scuola dovevo cercare di trovare un lavoro. Di ripensarci più volte a quella cosa, perché anche perché così facendo gliela avrei data vinta a lei. Però davvero, io ero, e forse lo sono ancora adesso, molto debole. Quindi in quel periodo, all'epoca, mi sembrava la decisione più giusta da fare, e infatti così è stato. Ma vi posso dire che è stata la più grande cazzata della mia vita che ho fatto. Più grande, al di là di tutte quelle cose che sono successe dopo. Me ne sono pentita, non vi immaginate come. Madonna mia, io ci stavo male. Perché dicevo, ma com'è possibile? Piangevo ogni giorno. Dicevo, perché non sto andando più a scuola? Poi adesso ripensandoci, ma perché ho fatto sta cazzata? Quanti soldi hanno speso i miei genitori per farmi andare avanti e indietro a questa scuola? Però mettetevi nei miei panni, davvero la mattina mi svegliavo non con quella voglia che ho adesso di andare a scuola. Vabbè, adesso è diverso, sei più consapevole di quello che stai facendo, però all'epoca, madonna, ti veniva davvero. Ti sentivi male di svegliarti presto, di andare alla fermata a prendere il pullman, entrare in quella scuola, in quella classe, dove comunque non era solo una, ma ti insultava più un copallino. E poi ridevano tutti, cioè ti sentivi anche male.
Cioè, io non lo so come ho fatto a resistere da settembre fino a marzo, non so davvero come feci, ma mi sentivo davvero male, cioè, anche a parlarne con i professori, cioè, non si concludeva niente, perché, cioè, alla fine... I professori, io dico che i professori hanno le mani legate, cioè vedono e si stanno zitti, non fanno niente per quanto riguarda questi episodi. Anche se comunque, ti ripeto per la millesima volta, il bullismo non è solo a livello fisico, è anche a livello verbale, cioè io ci stavo male, cioè non so come ve lo devo dire. Perché poi mi dicevano, ma si sente la tua mancanza, perché non vieni più a scuola? Ripensaci. Diceva sì, io devo venire a scuola, poi mi devo sentire con la rompiscatole che mi insulta, fa e mi deride. No, non esiste proprio, non ce la facevo più. Poi vi ripeto, ci sono stata male perché avevo fatto un grandissimo errore, me ne sono subito pentita, però continuavo a rimanere della mia opinione. Però poi davvero non ce la facevo più. E niente, poi passiamo al giorno d'oggi. Sono iscritta alla scuola serale con la speranza di non riuscire, di non trovare più rompiscatole, ma anche per poter prendere il diploma. Vi ho detto, il primo anno è stata una passeggiata, è stato un bellissimo anno perché ho iniziato dal terzo anno, anche se l'avevo fatto il terzo anno all'alberghiero, ma l'ho ripetuto comunque una seconda volta perché poi feci l'esame integrativo. 2 anni fa feci l'esame integrativo delle materie che non avevo fatto l'alberghiero e inizia il terzo anno. È stato un anno molto difficile in certi aspetti, però dico che se non ci fosse stata la scuola durante quel periodo non so come avrei fatto a superare tutto e per questo non smetterò mai, mai, mai di ringraziarla. Non smetterò mai di ringraziarla sotto da questo punto di vista, anche perché poi mi sono trovata in una scuola, in una classe, anche se siamo molto diversi per quanto riguarda l'età, ma mi sono trovata in una bella classe dove comunque non ci sono rompiscatole che ti insultano così, anche se quest'anno, cioè al quarto anno c'è stato qualche piccolo episodio. Ma parlare di bullismo adesso alla scuola serale mi è un parolone, anche se non ve lo so dire. Cioè, a sentirti dire le battute fuori posto, cioè quelle cose là, essere presa di mira, essere sempre presa di mira, anche dei professori. Ultimamente mi aveva preso di mira un professore solo perché durante un consiglio di classe che avevo assistito io, dato che sostituivo dei rappresentanti di classe, mi sono trovata io a sostituirli. E solo perché avevo detto la mia su questo professore, da marzo fino alla fine della scuola me lo sono ritrovato contro. Non lo so se avrò sbagliato a parlare di questo, oppure anche a dire questa cosa nei suoi confronti, però era quello che pensavo in quel momento e me lo sono ritrovato contro per un po' di tempo. Però, nonostante tutto, non mi ha punito e di questo sono molto contenta. Pensavo, ah, questo mi boccia. Per aver detto una cosa contro di lui al consiglio di classe, poi davanti al preside, poi davanti a tutti i professori, ho detto, beh, questa mi boccia, mi toccherà fare da capo il quarto anno. Invece no, non mi ha punito. Il telefono ogni tanto si spegne da solo, non so per quale motivo. Quindi parlare di bullismo adesso,
alla scuola serale? No, però qualche... Poi c'è stato anche un episodio che una ragazza, solo perché le avevo risposto in un modo che per lei non sembrava adeguato, sto parlando troppo, non sembrava adeguato in quella circostanza, mi voleva alzare le mani, però poi non l'ha fatto, perché... Mi diceva, ma tu devi essere bocciata, ma tu così, io, cioè mi sono alterata, forse avrò anche sbagliato, ma... Cioè io non mi sono sentita di... Cioè non mi è parso di... Non mi è sembrata di offenderla durante quella circostanza. E niente, morale della favola... Per il mio aspetto fisico mi sono più volte sentita dire che io non potevo stare vicino a determinate persone solo perché loro erano più belli di me e quindi questa persona poi si sarebbe sentita inferiore accanto a una persona come me che ero brutta. Fa male anche dire questo. Non riesco a trovare i termini giusti, non lo so se è bullismo o qualcos'altro, però è comunque sono parole che comunque ti fanno male e che ti rimangono, che facilmente scorderai. Sono molto cambiata anche da come ero prima ad oggi. Non passa il giorno, cioè se devo uscire mi devo per forza truccare, a scuola anche il pomeriggio mi devo per forza truccare, sono davvero rare le volte che vado senza trucco a scuola, perché mi sento, diciamo che il trucco, il make-up è il mio punto di forza, quindi sto cercando di puntare in quello. Poi... Lo so, anche per la voce non ci posso fare niente, quella non ci posso fare niente. Avrò anche la voce di una bambina, però non ci posso fare niente. Poi anche mi scambiano per una bambina, dicono, ma come, tu hai 27 anni? Ma non è possibile! Cioè, eppure l'ultima volta sono andata a fare una visita e mi sono sentita dire, ma come, 27 anni, possibile? Ti facevo più piccola io. Che bello, mi aumenta l'autostima così, più mi dicono così, più dicono, ah, ma tu sembri più piccola. Mi sento più forte, cioè, a pensare che prima quando ero più piccola mi dicevano che ero più grande, mentre adesso succede il contrario, che a quest'età mi dicono che sembro più piccola. E sono cose che mi fanno davvero, mi gratificano, diciamo. E sono uscita fuori giro. Mi dicevo, forse adesso mi sento ancora un po', per quanto riguarda, mi sento ancora un po' debole. Se qualcuno mi attacca, mi sento ancora triste, ci vogliono giorni per farmela passare questa cosa. Devo cercare ancora di lavorare per quanto riguarda il fatto di essere emotiva. Devo essere ancora molto più forte, però per quanto riguarda la mia autostima ci sto lavorando e sto avendo dei bei risultati. Quindi come ultima cosa volevo dire che dovete essere più forti e di denunciare chi vi fa del male, anche non solo per quanto riguarda l'ambito scolastico, anche al di fuori. Cercate anche di, non lo so, di rispondere, cioè di non farvi vedere deboli verso quella persona, altrimenti poi ci prenderà ancora più incusso nel schiacciarvi sotto i piedi. Dovete cercare di essere più forti. Ed è una cosa che dico anche a me stessa. Quindi niente, questo sarà, ma forse farò taglierò un po' di cose perché è durato quasi un'ora questo video.
questa è la mia esperienza sul bullismo. Anche se. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!